Vogliamo passare alla predicazione della parola di Dio. Questa sera leggeremo soltanto due versi che si trovano nel capitolo 64 di Isaia. I versi sono il numero 6 e il numero 7. Sono stato attento alle testimonianze, come sempre. C'è stata veramente una guida da parte dello Spirito Santo. Sono state dette cose molto importanti. Benedetto è il nome del Signore, quanto è buono che noi quando ci riuniamo possiamo veramente mettere a disposizione della Chiesa, come ha detto mia madre, quello che il Signore ci ha dato. Ha detto Isaia 64, versi 6 e 7. È stato detto, mia madre ha detto, quando io ricevo qualcosa poi la devo dare. Beh, siamo molto simili, che io non riesco a tenere chiusa la bocca quando ricevo qualche cosa. Infatti questo pensiero di questa sera nasce dal fatto che circa 2 giorni fa, momenti cado dalla sedia, perché nel senso buono del termine, davanti a un verso della parola di Dio che chissà quante centinaia di volte l'ho letto, a un certo punto mi arriva una rivelazione, mi si apre la mente e entro in profondità di questo passo e scopro delle verità che in quel passo non avevo mai valutato, e da lì nasce questo che vorrei condividere con voi con tutto il mio cuore. La parola di Dio incoraggia. Questa sera sono state dette tante cose sono state dette, e tutte importanti. Una di queste è che essere pronti per il ritorno di Cristo, per il rapimento di Cristo. Ma che cos'è questo rapimento? Che cos'è questo ritorno di Cristo? Sappiamo le cose, conosciamo le cose. Cosa conosciamo di Dio? Ma vogliamo intanto leggere questi due versi. Il verso 6 inizia così, e leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi siamo stati tutti quanti come una cosa immonda, e tutte le nostre giustizie sono state come un panno lordato, onde siamo tutti quanti scaduti come una foglia, le nostre iniquità ci hanno portati via come il vento. E non vi è stato alcuno che abbia invocato il tuo nome, che si sia destato per attenersi a te, perciò che tu hai nascosta la tua faccia da noi e ci hai distrutti per mano delle nostre proprie iniquità. Prima di inoltrarmi in quello che è il messaggio della parola di Dio, voglio dire che il messaggio della parola di Dio è un messaggio di amore, è un messaggio bello, è un messaggio di speranza, perché Dio è amore. Dio è speranza, è per questo che ha mandato il suo figliolo Gesù, perché lui vuole salvare. Cosa vuole salvare? E proprio di questo vogliamo parlare. Abbiamo visto e abbiamo letto, e questo è un sacro e santo insegnamento della parola di Dio, che le nostre giustizie davanti a Dio sono come un panno lordo, qualcosa di sporco. E allora succede qualcosa di tremendo quando l'uomo, come ha letto la sorella Patricia in Romani capitolo 8, l'uomo cioè l'essere umano, l'uomo si accosta a Dio, comincia a vedere quello che non si può vedere, lontani da Dio. È impossibile. E la parola di Dio ci fa scuola, e ci fa una profonda scuola in questo, perché ci dà luce sul nostro sentiero. C'è un personaggio che tutti quanti conosciamo molto bene, che si chiama Giobbe. Quest'uomo era un uomo veramente pio, era un uomo giusto, era un uomo che davanti all'umanità intera poteva vantare molte cose in quanto a giustizia, in quanto a essere onorabile, in quanto a essere una persona veramente corretta. Si poteva presentare a testa alta davanti a chiunque. Ma Giobbe aveva un difetto, che è il difetto che abbiamo tutti noi quando ci troviamo lontano dalla parola di Dio, che per quanto noi possiamo essere giusti, quello che veramente noi possiamo pensare di noi, la domanda del milione è questa: ma è quello che pensa Dio? Cosa pensa Dio della tua giustizia? Pensi di essere libero veramente? Pensi di essere libero di poter fare quello che vuoi, di
di poter avere autocontrollo su te stesso, di poter avere autocontrollo sul tuo orgoglio o se non sei orgoglioso sui tuoi scatti di ira o sui tuoi sentimenti che devono essere sempre giusti e pieni di amore, sono sempre così? Sei sempre corretto in tutto e per tutto su ogni lato della tua vita, da quello più intimo a quello più palese a tutti quanti? Tutto davanti a Dio è qualcosa di aperto. E per quanto possiamo sentirci, come dire, gente arrivata, gente per bene, ma davanti a Dio veramente le cose stanno così. Se veramente le cose stessero così, la domanda è questa: perché è morto Gesù? Perché ha sofferto quello che ha sofferto? Quello che ha sofferto Gesù è indescrivibile. E non solo è morto, è stato anche torturato. È stata una morte atroce e va rispettata questa morte. E quando parliamo di Gesù dobbiamo farlo con molta riverenza. E grazie a Dio che oggi ci avviciniamo a Dio, perché Egli oggi per noi e per l'umanità è l'agnello di Dio. Ma cesserà questo tempo. E andrà via l'agnello e verrà il leone di Giuda. Ma ancora oggi c'è speranza, perché Dio è amore ed è giustizia. E la sua giustizia urla e grida, muoia il peccatore. Ma il suo amore urla e grida, viva il peccatore in Cristo Gesù. Ed ecco qui le due vie che si incontrano. E una via porta a destinazione eterna verso le pene eterne, e l'altra via porta a destinazione eterna verso il Cristo vivente che ci sta aspettando. Cosa pensa il Dio di te? O tu puoi pensare qualunque cosa, e io posso pensare qualunque cosa, ma non ha importanza quello che noi pensiamo di noi stessi. Non è importante. Quello che è importante è quello che pensa il Dio. E che presto o tardi, ognuno di noi, o ci credi o non ci credi, o credi all'inferno, non ci credi, o credi al paradiso, non ci credi, non cambia. O credi in Dio o non ci credi, non cambia. Lui rimane e lo Spirito Santo rimane ed è operante ed è come una spada che entra nel tuo cuore e ti dice: guarda che tu non sei nato dall'uovo, non sei nato dall'atomo o dal Big Bang, sei nato dalle mani mie, dice il Signore. E lo conferma e lo stabilisce con forza dentro il proprio cuore di ognuno. Perché vi dico una cosa, e questa la dico in continuazione: gli atei non esistono. Non c'è un solo ateo sulla faccia della terra. Benedetto è il santo nome del Signore. E allora viene la rivelazione del Signore Gesù a tutta l'umanità. E lui si presenta all'umanità e manda il suo figliolo. E dice: poiché io ho amato tutto il mondo, poiché io sono morto per tutto il mondo, io vi dico una cosa, che prima che io ritorni, questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, in tutto il mondo, perché io sono morto per tutto il mondo. E non c'è un'elite di predestinati, in maniera tale che no, il mio Vangelo sarà predicato qui e là non sarà predicato. No, non c'è predestinazione, perché Cristo è morto per tutti. E quindi l'Evangelo sarà predicato a tutti, a tutte le genti, prima che il grande giorno del Signore verrà. Ecco qui che la predestinazione come dottrina viene abolita, perché Dio ha amato tanto il mondo, che chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. E Lui ha, come dire, suggellato con il suo sangue questo, come dire, questa grazia, perché questa è. Quello che noi dobbiamo tenere in mente, cari fratelli, cari amici, noi che abbiamo conosciuto il Signore per grazia, non perché eravamo meglio di qualcuno. Nessuno ha nulla da vantare davanti a Dio, tranne la sua gloria, che è sua e la sua grazia. Non abbiamo niente da vantare. E allora dobbiamo custodire dentro i nostri cuori questa visione, la visione che dobbiamo avere davanti la parola di Dio, chi veramente sono io, e non dimenticare mai che sono un tozzo scampato dal fuoco eterno. E questa visione, cari fratelli e cari amici, è tanto combattuta. Chi l'ha avuta la deve mantenere, chi non l'ha avuta la deve ricevere, perché chi cerca trova. E
È scritto in 2 Corinti 3:15 quanto segue. La parola di Dio è fedele, come un vero amico, come è stato detto. Amici ce ne sono pochi e chi trova un amico trova un tesoro, ma Cristo è il vero amico che non ti tradirà mai. Ascoltate quello che dice il vero amico Gesù Cristo. Anzi, infino al Dio di oggi, quando si legge Mosè, il velo è posto sopra di loro. Ma quando Israele si sarà convertito, e qui c'è una promessa di restaurazione al popolo di Dio, al Signore il velo sarà rimosso. In questo momento giace un velo su Israele che non gli permette di riconoscere il Signore Gesù come Messia. Ma molto presto questo velo sarà rimosso. Ma questo velo non si trova solamente su Israele, si trova su tutti coloro che non vogliono accettare l'Evangelo della verità, la parola di Dio fatta carne. Questo velo cade sui loro occhi e tutti coloro che hanno gustato questa grazia devono studiarsi di mantenere liberi i loro occhi, perché la carne è sempre all'agguato, il peccato è sempre all'agguato e vuole sbarrare i nostri occhi. È una guerra, dice l'Apostolo, non contro carne, non contro sangue, ma contro i principati delle tenebre, contro il nostro io, contro il peccato. E possiamo vedere i risultati di questa guerra nel mondo intero. Quanto male c'è, quanto peccato c'è, quanta immoralità c'è, quanta superstizione c'è, quanta violenza c'è. Non ti puoi più fidare di nessuno. Ogni volta che conosci qualcuno devi stare attento e dire: ahimè, mo me buggera, mo devo stare attento qui, devo stare attento là. Non è questa la vita. Devi stare attento per la strada, devi stare attento nel lavoro, devi stare attento ovunque. E siamo in Italia, immaginate nel terzo mondo quanto ancora è peggio. Ma in tutto questo c'è una vittoria per il credente ed è la fede in Cristo che muove le montagne, che ti dà una certezza, che ti dà la vita eterna. E queste non sono favole, perché Dio ha dimostrato la sua esistenza con il creato e con le migliaia di profezie che si trovano nella parola di Dio e sono state quasi tutte adempiute alla lettera e alla perfezione. E Dio stesso dice, in particolare in Isaia: ma chi può dire le cose migliaia di anni prima e far sì che si compiano alla perfezione? Conosci qualcuno che può fare questo? Nessuno mai lo ha fatto. Dio dimostra che Lui è il Re e il Redentore. Ora vogliamo passare a un passo che è il passo che il Signore mi ha veramente toccato il cuore, rivelandomi questo passo che non avevo mai capito in quella maniera, e si trova in Matteo 7 dal 21 in poi. E prima di passare a quello che il Signore mi ha insegnato, parleremo di altre cose. Matteo 7, 21 dice qualcosa di molto importante e dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E guardate qui cosa dice: molti in quel giorno. Quale giorno? Poi lo vedremo, perché lì sta la chiave del passo, della interpretazione. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome e in nome tuo abbiamo cacciati demoni e in nome tuo abbiamo fatte molte potenti operazioni, cioè miracoli. Ma io allora protesterò loro: io non vi conobbi giammai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Incredibile. Ci troviamo nel grande giorno, il giorno del giudizio finale. E troviamo che c'erano degli uomini che si trovano davanti al Signore e che erano dei uomini che avevano un carisma nella predicazione da attrarre molte folle. Uomini che riuscivano a fare molte opere potenti, come scritto in Matteo 24:24, e tanti miracoli facevano. Eppure Dio non era con loro. Se noi ci guardiamo intorno nel nostro mondo, possiamo vedere, sia in molte religioni,
che anche in altri movimenti uomini che veramente fanno grandi miracoli, ma lì non c'è Dio. Vogliamo leggere Deuteronomio 13, perché la parola di Dio è l'unica nostra guida infallibile, fratelli miei. Attendiamo ad essa e al suo insegnamento. Guardate cosa dice il Signore, qui è Dio che parla. Quando sorgerà in mezzo di te un profeta, un sognatore di sogni, il quale ti darà un miracolo o un prodigio, e quel miracolo o quel prodigio che ti avrà detto avverrà, dicendo: andiamo dietro a dei stranieri, i quali tu non hai conosciuti, e serviamo loro, non attendere alle parole di quel profeta, né a quel sognatore di sogni, perciò che il Signore, il Dio vostro, vi sta provando per conoscere se amate il Signore Dio vostro con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Piuttosto andate dietro all'Iddio vostro, cioè alla sua parola. Fratelli miei, quanta confusione c'è oggi per tanti miracoli che succedono e seducono folle, tante folle. Benedetto il nome del Signore. Ma poi si predica un Cristo diverso da quello che abbiamo conosciuto, perché ha detto l'Apostolo Paolo in Galati 1:8, se viene un angelo del cielo e vi annuncia un Vangelo diverso da questo, non lo ascoltate, anche se vi farà segni e prodigi. Benedetto è il nome del Signore. Ma io voglio entrare nel vivo di questo passo che si trova in Matteo 7:21 e dice: molti verranno in quel giorno e mi diranno: Signore, Signore, ma di quale giorno sta parlando? Qual è il giorno che qui sta parlando? Il giorno è il giorno del giudizio finale. Ci sarà un giudizio e sarà un giudizio finale. Qui non sta parlando del giorno dell'Eterno, della grande tribolazione, no. Sta parlando del giorno del giudizio finale. Potete leggere Apocalisse numero 20, tutto quanto il capitolo. E potrete vedere nel libro dell'Apocalisse che ci sono due tipi di resurrezione. La prima resurrezione è la resurrezione dei giusti, perché il Signore tornerà con voce d'arcangelo, con tromba di Dio suonerà e i morti risusciteranno per i primi, e poi noi viventi in un batter d'occhio saremo con loro su nel cielo. E i segni di questo avvento, che forse molti non conoscono e molti denigrano, sono così tangibili che non ne parleremo stasera, perché veramente ci vuole molto tempo. Ci sono i nostri video su YouTube, puoi guardare la fine del mondo, puoi guardare il video della grande tribolazione, dove portiamo esattamente tutti quanti i segnali. E National Geographic, History Channel e molti altri sono canali secolari, pagani, non cristiani, ne stanno parlando. Incredibile, se la Chiesa tace, le pietre grideranno. Ne stanno parlando i canali di questo mondo, ne stanno parlando. E la Chiesa? Quando voi vedrete queste cose, dobbiamo guardare. Non dobbiamo farci solo i fatti nostri, dobbiamo guardare quello che sta succedendo intorno di noi e nel popolo di Dio. E allora ci sarà questa grande resurrezione. E questa prima resurrezione avverrà e immediatamente dopo ci sarà un periodo di grande tribolazione e poi scenderà il Signore dal cielo e poi instaurerà il suo governo su questo mondo che sta gridando giustizia. Quante persone stanno gridando giustizia, ma giustizia non c'è. In Sud America, in Centro America, una grandissima quantità di carcerati sono innocenti. Sono innocenti, non avevano i soldi per corrompere il giudice. Sono innocenti e stanno gridando giustizia. Ma la giustizia non verrà mai dal mondo, la giustizia verrà dal cielo. E Cristo poserà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi e allora ci sarà veramente giustizia. E giustizia durerà 1000 anni. Ma poi dopo questi 1000 anni, è scritto, ci sarà un periodo dove nuovamente il diavolo sarà lasciato, perché in quei 1000 anni sarà legato e sedurrà le genti e faranno guerra di nuovo ai santi e all'agnello di Dio.
ma da quel momento il Signore manderà fuoco dal cielo e la terra e il cielo passeranno. Sapete che i canali secolari stanno parlando scientificamente di come possono avvenire queste cose, che avverranno presto o tardi? E loro non credono nella parola di Dio. E allora vidi un trono che venne dal cielo, e la terra lasciò i suoi morti, perché l'inferno si trova nel centro della terra, e tutti quanti si trovarono davanti alla presenza di Dio, quelli della seconda risurrezione. E qui mi è venuta la rivelazione, e quando ho ricevuto questa rivelazione, credetemi, ve lo dico con il cuore in mano, momenti cado dalla sedia. Questi uomini che abbiamo letto qui, che si trovano nel giorno del Signore, vengono dall'inferno e si sono fatti più di 1000 anni nell'inferno, a bruciare e a soffrire, e appena fuoriescono dall'inferno vanno davanti a Dio. Dopo 1000 anni che ti sei fatto nell'inferno, vai davanti a Dio, e non avevano perso la loro facoltà mentale, il loro carisma, erano uomini potenti nel parlare, e sono andati davanti a Dio e hanno cominciato a tirare fuori il loro carisma. Signore, noi abbiamo fatto anche opere potenti. Tu hai fatto opere potenti, tu, forse Dio o forse Satana, ma tu hai fatto opere potenti. Noi abbiamo fatto qualche carisma, non avevano perso niente. Ma dopo 1000 anni che ti sei fatto nell'inferno, non c'è stata, e qui cado dalla sedia, una parola di pietà, di misericordia, di pentimento. Ti sei fatto 1000 anni nell'inferno, quelli che sono morti 1000 anni fa se ne sono fatti 2000. Ben disse il Signore Gesù: il cuore dell'uomo è insanabilmente insanabile. E poi dicono che Dio è cattivo. Non c'è stata una sola parola di perdono, di pietà. Quando Adamo ed Eva peccarono, andarono davanti al Signore con spavaldo e dissero: Signore, questa donna che tu mi hai dato mi ha fatto peccare. Ah, quasi quasi il Signore doveva chiedere scusa. E la donna disse: è stato questo serpentaccio che tu mi hai dato e mi hai messo davanti a me. Come dire: Signore, come ti permetti a mettermi il serpente davanti a me? E allora ho capito che il cuore dell'uomo, come dice la scrittura, è corrotto più di qualsiasi altra cosa, e che si crede di essere quello che non è. Ma quello che veramente conosce il cuore dell'uomo ci ha lasciato questo libro e ci ha detto: tu sei questo, e voi senza di me non potete fare niente. Questa è la nostra condizione, e noi non siamo niente. E la maggior parte delle persone che vivono in questa terra pretendono di sfornare, scusate il termine, una pseudo giustizia davanti al Signore, formalizzandola con una religione, anche quella nostra. Ma nessuna religione salva. Chi salva è il sangue di Cristo. Ma attenzione, perché tre cose durano al presente, ha detto Paolo ai Corinti, prima 13:13: fede, speranza e amore. Tu puoi avere tutta la fede del mondo, ma se non speri che Dio intervenga in te, a che ti serve? E puoi avere tutta la speranza del mondo se non hai amore. E chi è che ama Dio? Quello che fa la volontà di Dio. Questo è il consiglio dell'Altissimo, e questo è il Vangelo che è stato annunciato una volta e per sempre. E concludo con queste parole, due citazioni. Oggi abbiamo l'agnello, oggi c'è l'agnello, ma molto presto l'agnello finirà e ci sarà il leone di Giuda. Il Signore, lo diciamo tutte le domeniche, ed è giusto che sia così, sta per rapire la sua Chiesa. Vedete i nostri video, i segni sono fatti, ne sta parlando il mondo e i canali, i mass media del secolo presente. E quando il Signore rapirà la sua Chiesa per portarla nel cielo, sapete una cosa? Sapete chi eleverà i santi eletti? Lo Spirito Santo. Non pensate che saranno gli angeli. No, no, quello è quando verremo sulla Chiesa, non confondiamo i passi. Sarà lo Spirito Santo, perché con tromba di Dio
con voce d'arcangelo e certo la tromba è di Dio perché solo lui conosce il giorno e l'ora, ma noi conosciamo il tempo. E quindi noi siamo la sua eletta futura sposa, saremo elevati dallo Spirito Santo. Ma la domanda del milione è questa: da dove verrà lo Spirito Santo per alzare i suoi eletti? Dal terzo cielo? No, certamente il terzo cielo è il suo cielo, è il suo trono, ma non verrà dal terzo cielo. Attenzione, perché qui c'è una chiave importante. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e lo Spirito Santo si trova dentro di noi, e quando la tromba suonerà, chi avrà lo Spirito Santo sarà lo Spirito Santo ad alzarlo. E chi non avrà lo Spirito Santo? La tromba suonerà e chi ti alzerà? È scritto nella parabola che c'era una casa dove c'era lo Spirito Santo e lo Spirito Santo se n'è andato ed è rimasta vuota ed è stata albergata da altre entità che sappiamo tutti chi sono. Badiamo bene al nostro cuore, come dice la scrittura. Più di ogni altra cosa bada il tuo cuore. E il tuo cuore, attenzione, è ingannevole più di ogni altra cosa. Attenzione a guardarci non allo specchio del bagno, ma al vero specchio che è la parola di Dio benedetta in eterno. E a Dio sol savio vogliamo andare in preghiera, vogliamo ringraziarlo per la sua rivelazione, perché lui rivela, noi non siamo niente. E preghiamo il Dio perché finché c'è vita c'è speranza. Dice dove è scritto: oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Oggi sta per finché c'è vita, non indurite i vostri cuori, sta per c'è speranza. Tutto è scritto nella parola di Dio. Dobbiamo solamente approcciare il nostro cuore con umiltà, chiedendo l'intervento dello Spirito Santo che ci illumini e ci dia la sapienza necessaria, l'intelligenza necessaria per comprendere e mettere in pratica. E a Dio sol savio, fratelli miei, vada sempre la lode e la gloria da sempre in eterno. Io voglio invitare tutti quanti a venire qui davanti, chi